Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. È da un po' che non ci vediamo e non ci alleniamo, perciò abbiamo pensato di iniziare a fare delle video lezioni per tenerci sempre in allenamento, quindi per ripassare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso e per andare un filino anche a migliorare la nostra tecnica. Oltretutto anche per divertirci, che è la cosa fondamentale. Allora, iniziamo questa lezione ripassando e mettendoci delle piccole regole. Allora, le regole sono principalmente tre. Allora, la prima regola è che ovviamente stiamo facendo lezioni di karate, quindi ci vuole il karateji, è importantissimo. La seconda regola, quella che diciamo sempre, che è andare sempre a 200 all'ora, quindi non importa se l'allenamento durerà ovviamente meno di un'ora, andrà a durare il nostro allenamento, ma l'importante sarà sempre andare a 200 all'ora. La terza regola è quella di ascoltare in questo tempo che dedichiamo al karate, giustamente, ed impegnarsi comunque sempre al massimo. Va bene, iniziamo. Partiamo dalla nostra cintura. Questa è la fase più importante prima della lezione, allacciarsi la cintura. Adesso, qualcuno di noi lo sa già fare, qualcuno invece no. Impareremo da qui ad allacciarcela. Pian piano dovrete imparare a farlo da soli, magari prima con l'aiuto dei vostri genitori, poi dovrete imparare ad allacciarla da soli. Almeno appena torniamo, subito iniziamo ad allacciarcela da soli. Allora, iniziamo a prendere la cintura e a tenerla da un lato, quella dove c'è la scritta. Una volta che l'abbiamo presa dal lato, la portiamo a livello appena sotto dell'ombelico. Iniziamo a fare un giro. Ce la annodiamo bene lungo i fianchi. Una volta terminato il primo giro, sempre stando sopra alla cintura, facciamo un secondo giro. In questo modo. Teniamo la parte sopra e la parte sotto con due dita. Eccolo qua. Da qui prendiamo la parte superiore della cintura e passiamo sotto. Una volta passata sotto, tiriamo e inizieremo a vedere che la cintura rimane al nostro fianco da soli. Questo è il penultimo passaggio. Andiamo adesso a fare l'ultimo, dove stringiamo. Prendiamo una parte, è uguale a una o l'altra, e iniziamo a farci un bel nodo. In questo modo stringiamo, tiriamo forte possibile e lasciamo andare. Eccolo qua. La nostra cintura adesso è allacciata. Molto bene, adesso che abbiamo ripassato come allacciarci la cintura, ripassiamo come fare il saluto. Il saluto lo dovremo sempre fare, lo faremo sia all'inizio dell'allenamento che alla fine. Allora, per il saluto ci iniziamo a mettere in posizione di musubidachi, quindi piedi a paperino in questa posizione, e il maestro inizierà a dire a dare i comandi. Quindi, senza. Muxo. Muxo Yame. Senseni. Rei. Se l'avete fatto già va benissimo, se non l'avete fatto lo ripetete con me, dicendo le parole, seguendo me e ripetendo le mie parole. Riportiamoci in posizione di musubidaci e ci prepariamo. Senza. Muxo.
Senseni, Re. Otagani, Re. Kiritsu. Osso. Bene. Grandissimi, da qua possiamo poi inizieremo a fare la nostra lezione di karate. Adesso facciamo un breve ripasso dei numeri, almeno iniziamo a ripassare il nostro conto. Allora, partiamo, inizieremo a contare semplice come facciamo sempre, da 1 a 10. Partendo dal primo numero, ripeti pure con me, eh? Ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, achi, kyu, ju. Bene, adesso io dirò il numero e tu lo andrai a ripetere. Ti lascerò un attimino per poterlo ripetere. Numero 1, ich. Numero 2, ni. Numero 3, san. Numero 4, shi. Numero 5, go. Numero 6, roku. Numero 7, shichi. Numero 8, achi. Numero 9, chiù. Numero 10, giù. Benissimo. Bene, ora che abbiamo finito il nostro ripasso teorico, quindi che abbiamo un attimino spolverato le nozioni di base, facciamo un ultimo giochino per la nostra prima lezione. Allora, per il giochino possiamo prendere o una palla, se volete, o una bottiglia. Andremo a fare il gioco del barbiere, adesso lo vedremo subito. Bisognerà posizionare o la palla su una sedia o su un oggetto, o altrimenti semplicemente la bottiglia, la nostra bottiglia a terra. E andremo a fare il nostro gioco del barbiere pettinando, pensando di pettinare, di avere qualcuno e di andarlo a pettinare, di fargli il ciuffo e di fargli la cresta. Proveremo un attimino, vediamo la sedia. Bene, iniziamo ad appoggiare la nostra bottiglia a terra e inizieremo a fare il nostro gioco del barbiere. L'importante è noi andremo a tagliare i capelli o a fare i ciuffi col nostro pettine e il nostro pettine saranno i nostri piedi. Quindi la suola del piede e il collo del piede. Allora, partiamo facendo il ciuffo da un lato con la suola del piede, in questo modo, un piede davanti, uno dietro, stiamo su una gamba e iniziamo a pettinare, a tirare i capelli da una parte, e in questo modo, contiamo fino a 10, ich, ni, san, shi, go, roku, shichi, achi, kyu, ju. Sempre con la stessa gamba, utilizziamo il collo del piede. Andremo da questo lato. Quindi, ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, achi, kyu, giù. Cambio lato, cambio piede. Partiamo sempre prima con la suola del piede. Da qua, ichi, ni, san, shi, go. Stiamo sempre bene in equilibrio. Roku, shichi, achi, kyu,
giù, cambio con il collo del piede, andiamo da questo lato, ich, ni, andiamo a pettinare bene, san, shi, go, roku, sichi, ach, kyu, giù, scendiamo e adesso proviamo a farlo tre volte per ogni sequenza più lento che possiamo. Partiamo con la suola del piede, molto lento, eh? Ich. Il gioco è non cadere, l'obiettivo è non cadere. Ni. San. Sempre con lo stesso piede andiamo dall'altra parte. Lento, lento, eh? Al rallentatore. Ich. Ni. San. Cambio piede, sempre prima con la suola del piede. Ich. Ni. San. Guardo sempre bene la bottiglia. Cambio lato. Ich. Ni. San. La parte finale di questo esercizio inizia adesso e sarà quella più dura di tutte, dove bisognerà rimanere sempre su una gamba, però accendendo il motore e andando più forte che potete, sempre a 200 all'ora. Quindi ci prepareremo in posizione e seguiremo il nostro ordine. Andremo a fare 5 ripetizioni per gamba e per lato. Allora, prima ripetizione, ne faremo 5 in questo modo, pettinando da un lato, sempre con la stessa, collo del piede, 5 ripetizioni, poi andremo a fare cambio, 5 ripetizioni con la suola dell'altro piede, in questo modo, poi andremo a fare cambio, 5 ripetizioni con il collo del piede. In questo modo. Pronti? Ci prepariamo in posizione, suola del piede, accendo il motore, pronti e via! Ich, ni, san, shi, go! Sempre con lo stesso. Ich, ni, san, shi, go! Cambio con la suola del piede. Ich, ni, san, shi, go. Collo del piede, ich, ni, san, shi, go. Cambio, altro giro, più veloce che possiamo, senza comando, 10 secondi. E cambio, collo del piede, 10 secondi. Cambio, suola del piede, 10 secondi, via! Andate più veloce che potete! Cambio! E stop! Questo giochino che abbiamo fatto, quello del barbiere, lo potete fare benissimo quando volete e utilizzarlo come gioco per migliorare l'equilibrio. È importante che impariamo a rimanere su una gamba senza perdere l'equilibrio. Come abbiamo detto, possiamo usare una bottiglia o anche un peluche, quello che volete, anche un pallone. Io l'ho fatto comunque con la bottiglia. Detto questo, potete lanciare una sfida anche ai vostri fratelli e sorelle, anche ai genitori, e vedere chi ne fa di più. Potete fare anche delle mini garette, eh? Bene, per oggi, con questo era l'ultimo esercizio, per oggi abbiamo finito e facciamo il saluto. Senseni, rei.
Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!